Grazie Presidente. Come ormai è noto, non amo intervenire, però sono stata chiamata in causa più volte e quindi sento il dovere di replicare, naturalmente dichiarando il mio voto favorevole. È stato detto dalla consigliera Tempesta che per quanto attiene alla modifica della Commissione delle elette, non sarebbe stato necessario rispettare la legge Delrio, così come il consigliere Fassina ritiene che il rispetto di quanto già il regolamento prescrive, No, non ho detto che Però consigliere, si ispirava al mancato. evitiamo, scusate, Consigliera scusate, Tempesta. però non è un dibattito tra di noi. Poi consigliere Tempesta, se si sente toccata a norma di regolamento, le darò la parola dopo, non c'è problema. Allora, Prego. dicevo, il consigliere Fassina riteneva che quello che già prescrive il regolamento, lo statuto, e cioè che la tematica della commissione sia quello delle pari opportunità, non sia sufficiente a giustificare le variazioni e le modifiche che dopo tanti anni finalmente sono fatte per rispettare semplicemente quello che il regolamento e lo statuto già prevede dall'epoca della sua redazione e che attualmente la legge Delrio prevede ormai già da qualche anno. Purtroppo siamo abituati a rispettare le leggi anche quando non sono scritte da noi e quindi questo è semplicemente uno di quei casi. Mi sembra abbastanza inutile ribadire l'importanza delle pari opportunità che sono una legge, non ci dobbiamo inventare cose per giustificare questo passaggio. È una legge dello Stato e come tale va rispettata. Per quanto riguarda il funzionamento della Commissione, ho già detto che soffre di un'elefantiasi perché evidentemente non era neanche nelle speranze di chi aveva promosso e approvato il regolamento oggi vigente, lo statuto oggi vigente che andiamo a modificare, che tante sarebbero diventate invece i consiglieri di genere femminile. Questa è un'obiettiva difficoltà di cui soffre la Commissione, però vorrei rassicurare le commissarie. Nel 2013 la Commissione si è riunita 7 volte, nel 2014 26 volte. E nel 2015 23 volte. Le commissarie erano in ordine variabile, ma non superavano mai 6-7 membri. Nel 2017 la commissione è stata convocata 29 volte, di cui 19 valide, e nel 2016 11 convocazioni valide. Quindi credo che nonostante i problemi gravissimi che noi abbiamo, la commissione si sia riunita. Non voglio assolutamente ribadire il lavoro che facciamo, non ne ho bisogno, perché la Commissione, l'unica che rispetta quello che è scritto sul regolamento, per la prima volta la Commissione nel 2017 ha depositato la relazione con lo svolgimento delle sue attività, per la prima volta. Per la prima volta la Commissione delle elette, come da regolamento, ha depositato la valutazione del piano delle azioni positive, cioè l'attuazione della legge delle pari opportunità, all'interno dell'amministrazione capitolina. Perché questi sono i fatti. Non servono parole e chiacchiere, servono i fatti e i fatti nel rispetto dei generi si fanno all'interno dell'aula capitolina con degli atti. Quindi questa è l'attività della Commissione fino ad oggi, attività che nonostante le difficoltà che abbiamo più volte elencato e denunciato, è riuscita a realizzare cose che le precedenti consigliature non erano mai riuscite a realizzare e confido molto
nell'esito dell'impegno e dell'onorevole Sturni e degli altri onorevoli colleghi per la modifica di questo statuto, nonché di tutti i municipi che hanno dato i loro pareri, perché finalmente anche questa commissione riesca a realizzare tutti gli impegni che si è data e che si vorrà dare. Grazie.